Che bella compagnia, manca un po' di gente, però siamo qui per parlare di questo nuovo spettacolo. Romeo e Giulietta, poi Promessi Sposi, il passaggio è breve, però è passato un anno. Sì, un anno in cui ci siamo preparati a dovere, cioè c'è molto lavoro dietro questo spettacolo, più di Romeo e Giulietta, tra abiti, scenografie, anche le canzoni molto più impegnative, molto più elaborate, tutto molto più curato. Insomma, un gran bello spettacolo, vedrete un gran bello spettacolo. Si parla sempre d'amore, amore in Romeo e Giulietta, amore nei Promessi Sposi. Che differenza c'è di questo, tra questo amore? Non è una tragedia, questa è la cosa positiva, almeno muoiono gli antagonisti, tra quali Don Rodrigo, anche perché non si capisce come muoiono, se muoiono Renzo e Lucia. Comunque molto più bello, più sentito. Ci sono vari amori, vari amori. Anche qualcosa di proibito. La monaca di Monza, Lucia, qualcosa per Don Rodrigo. È stato più bello Romeo e Giulietta per voi o questo Promessi Sposi? No, per noi non c'è differenza, noi non facciamo se è ci piace, noi, a noi piace divertirci facendo stando con passione, è bello tutto, questo spettacolo è bello. Contate così di ricevere tanto successo, come è avvenuto? Anche di più. Si spera. Noi comunque non lo facciamo per il successo, noi lo facciamo soltanto perché abbiamo creato un gruppo, abbiamo creato veramente tanta unione, una famiglia. La cosa bella, appunto, il primo insegnamento che Vito, il nostro regista, ci ha fatto è quello che lo spettacolo è bello se noi siamo lo spettacolo, cioè noi come gruppo, ci insegna proprio ad essere uniti, ad essere una famiglia vera e propria. Ed è così che noi riusciamo a rendere, cioè a noi non importa se abbiamo successo, se vendiamo, non vendiamo, l'importante è che noi andiamo sul palco carichi di passione, carichi di amore e diamo tutto l'amore che noi proviamo per la compagnia, per il nostro gruppo, lo dobbiamo trasmettere. Se poi il tanto che ben venga, trasmettiamo il nostro messaggio a più gente possibile. Se naturalmente c'è il successo, noi non è che andiamo indietro, ci mancherebbe altro, anzi. A proposito di gruppo, ho detto un gruppo affiatato, anche qualche new entry un po' pesante. C'è Nico che non vedo qui, Nico Colella, il capitano del Palio. Come l'avete trovato? Ah, in realtà si è affacciato lui. Ci ha cercato lui. Come il cardinale. È venuto lui da noi, quindi. Una bella voce, io ho sentito in anteprima, un bello spettacolo tra l'altro, che andrà in scena a gennaio. Sì. I primi di gennaio. Passate le feste e poi ci sarà questa vostra... Apriamo gennaio. Fatevi un bel regalo a Natale con i Promessi Sposi, il musical. Vi aspettiamo! Auguri! Buon Natale! Vamos! 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 Vamos!